Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto i miei preferiti di ottobre. Come vi avevo già accennato nel wrap up, ottobre è stato un mese così e così, nel senso che ho avuto parecchi cazzi, non in quel senso lì, però ho avuto abbastanza pensieri per la testa, però sono riuscito a leggere qualcosa, a vedere qualche film e quindi direi di cominciare subito dalla prima categoria, che è come sempre il libro del mese. E per forza ve ne devo citare due. Comincerei dal primo, che è qualcosa che mi ha veramente sconvolto. È un libro che avevo visto a Strani Mondi, lo presentavano proprio lì, quindi era il 7 di ottobre e io infatti l'ho preso alla Mondadori di Pavia perché appunto il proprietario era presente a Strani Mondi, quindi l'aveva recuperato subito. Ma da quando ho parlato con il proprietario della Hypnos, perché è il libro di edizione Hypnos, sono rimasto affascinato. Il libro è Fornace di Livia Levelin, che è un'autrice canadese ed è una raccolta di racconti. Sono 14 in tutto per un totale di 242 pagine. Il costo a prezzo intero è 16,90 euro. Qui sotto probabilmente l'ho pagato un po' meno perché ci deve essere almeno il 15% che non so a quanto ammonta. Ciao! È un libro secondo me stupendo per quanto allo stesso tempo è disturbante, commovente, molto violento, molto sanguinoso. Lei ha un modo di scrivere veramente eccezionale e non c'è un solo stile di scrittura perché per esempio il primo racconto è molto poetico, molto erotico, però io non l'ho trovato volgare. Ha qualcosa, questa autrice che ti riesce ad arrivare dritto nel profondo. È un libro che dire che ti suscita un'emozione, secondo me, è molto riduttivo. Ha una capacità di narrarti di gioie, di trionfi, di delusioni, di piacere, di violenza. Lei riesce a sollevare veramente tanti temi, uno secondo me più bello dell'altro, uno più indovinato dell'altro. L'ho vista anche molto sensibile, molto emotiva. Chiaramente questo libro è weird, quindi è una mescolanza di horror e di fantasy, però davvero poetico e suggestivo, anche quando parla di questi ragni giganti o di questi rami che fanno qualche cosa a una certa ragazza o di questa assassina con una coda, con il pungiglione velenoso. Tutte cose davvero. Però è qualcosa veramente di sorprendente. Richiama molto le atmosfere di Edgar Allan Poe, Lovecraft, soprattutto segue la scia di quest'ultimo, cioè Lovecraft. Infatti le atmosfere mi hanno ricordato tantissimo. Vabbè, non ve lo dico perché non voglio farvi spoiler. Come vi ho già detto, vi farò una recensione doppia dove vi parlo anche di profondità, perché secondo me questo è un libro che dovrebbero leggere tutti, però io posso capire che questo libro possa risultare molto molto strano, però per me è stato veramente bellissimo, un'esperienza che io consiglierei a tutti e ciao, vattela pesca, boh. E next, prossimo libro che vi voglio citare assolutamente è Il Grande Diopan di Arthur Machen in questa edizione della Diafora Edizioni, che è un marchio editoriale un po' come la Nero Press. Io gli auguro vivamente di diventare una vera e propria casa editrice. Nella vita non si sa mai. Comunque questo libro, pochi editori hanno tradotto questo titolo. Questa edizione oltretutto ha il testo a fronte in inglese, quindi sono 190 pagine, 180 qualche cosa. In realtà poi sono una novantina, quindi anche molto veloce come romanzo. Però davvero riuscito, secondo me, nonostante quando lo pubblicò, ricevette davvero tantissime critiche per la volgarità e bla 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 bla. La storia parla di questa donna che si sottopone a un intervento chirurgico per riuscire a vedere il diabolico Diopan aprendo il suo occhio interiore. E da lì cominceranno a morire uno dopo l'altro tantissimi personaggi di questo racconto in una maniera davvero inquietante, tenebrosa e È un tipo di scrittura secondo me molto lirica, molto evocativa, però io l'ho trovato molto bello, molto coinvolgente, si legge comunque davvero in breve tempo. Io sicuramente lo consiglio vivamente come lettura anche perché è un classico e chi si vuole approcciare a questo genere, comunque l'horror, penso che questo faccia da base. È interessante secondo me vedere anche la differenza di scrittura, comunque all'epoca questo libro terrorizzò praticamente tutti, oltre al fatto che fu ampiamente criticato. Adesso probabilmente tantissime persone lo troverebbero
non dico ridicolo, ma sicuramente non tenebroso, comunque che non suscita il minimo timore. Io non la vedo così perché secondo me quando si legge un libro bisogna sempre fare uno sforzo e capire il momento in cui è stato scritto, un po' come leggere Edgar Allan Poe, Lovecraft, ad esempio, leggere Il Corvo, se a noi può sembrare una poesia molto carina, all'epoca terrorizzò le persone. Comunque, vabbè, mi sto dilungando veramente troppo e quindi io ve lo consiglio, Il Grande Diopan, e sicuramente recupererò qualcos'altro di Macken perché good. E next, prossima categoria, il film del mese. Come film durante il mese di ottobre ne ho visti, sì, diciamo parecchi. C'è stato per esempio il nuovo film di Halloween che l'ho trovato comunque riuscito, è un film che si può vedere anche senza aver visto tutti gli episodi, tra virgolette, precedenti. Mi è piaciuta molto l'interpretazione di Jamie Lee Curtis perché io adoro Jamie Lee Curtis. È un film secondo me che omaggia molto gli anni 70 come livello di pettinature, di colore. È un bel film, comunque ve lo consiglio. Ma il film che ho preferito durante il mese di ottobre è stato The Revenant, che è un film omaggio, diciamo, alla vita di Edgar Allan Poe. Non è un biopic, è un film del 2012, uscì nelle sale il 23 marzo. È un film che io sinceramente me l'ero perso completamente. Ringrazio Noemi di avermelo consigliato. Mi è piaciuto perché comunque è ambientato nel 1849 a Baltimora, città dove Edgar Allan Poe visse per parecchio tempo. È un film molto romanzato, quindi secondo me è un bel film di intrattenimento perché rievoca comunque molte opere di Edgar Allan Poe come Il Pozzo e il Pendolo, Il Barile di Ammutillando, Il Gatto Nero, I Delitti della Rumorge, e poi tanti altri. Infatti il film diciamo che inizia con questo delitto di questa donna e di sua figlia e diciamo che la dinamica ricorda molto I Delitti della Rumorge. Infatti in questo film c'è un serial killer che diciamo che prende le opere di Edgar Allan Poe, ad esempio, per fare delle cose davvero inquietanti. È stato un bel film, chiaramente vi ripeto, è molto romanzato perché. Però funziona. Mi è piaciuta molto Alice Eve, che fa la fidanzata di Edgar Allan Poe, interpretato da John Cusack, e poi c'è il detective che è interpretato da Luke Evans, e non mi ricordo assolutamente il nome. La regia è di James McTiernan. Funghi, vabbè, ve lo scrivo qui perché non mi ricordo come cazzo si chiama. È sicuramente un film dell'orrore, ma anche thriller, perché comunque c'è questo mistero perché noi non capiamo chi è questo serial killer fino alla fine. E non c'ero arrivato, quindi mi è piaciuto molto, ve lo consiglio e ciao, vatti alla pesca. Boh. E next, prossima categoria, la serie TV. Come serie TV, zero, non ho visto assolutamente niente di serie TV, mi sono concentrato principalmente appunto sui film e quindi niente, però ho iniziato di recente quella Coso High Castle perché ho scoperto che è tratto da un romanzo di Dick, La svastica sul sole. Ecco, quella lì sicuramente ve la consiglio come serie TV, però l'ho appena iniziata quindi. Boh. E next, prossima categoria, l'oggetto del mese. Vi avevo già detto nel book haul, mi sembra, che ero molto dispiaciuto per non aver trovato quest'anno le gommine Teschio. Invece, quasi al 31 di ottobre hanno fatto uscire le nuove dei dementi, comunque, e quindi hanno fatto uscire queste gomme Teschio con questi colori quest'anno. Sono contento, non saprei dire che colori faranno l'anno prossimo, però ve lo dico già in previsione dell'anno prossimo, cominciate a prendere perché sono veramente carine. Sono troppo belle e poi costano 1 euro e sono veramente dettagliatissime. Non so se si vede, però sono piene di dettagli. Ciao, te la pesca, fanculo. E next, sempre comunque nell'oggetto del mese, questa è una cosa che desideravo ardentemente, una cosa inutile. Ci sono anche i gessetti, ma non so dove sono. Ed è un tac. Tac, 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 tac. Quindi è un vero tac in legno. Ci si può scrivere sopra appunto con il gessetto. Quei momenti lì sono un po' tipo unghie sulla lavagna, però vabbè, costa 3 euro. Quindi ha regalato, secondo me è una cosa carina se appunto fate i video o anche semplicemente le foto, rende un sacco e troppo bello. Quindi ringrazio la mia amica per avermelo regalato. Ciao. E next, prossima categoria, il regalo del mese. Ve ne faccio vedere qualcuno perché
come si può vedere nei due book haul che ho fatto. Un book haul era con le cose che ho recuperato io, quindi autoregali possiamo definirli, e poi l'altro book haul è invece con tutti i regali che mi avete fatto voi. Ve ne prendo qualcuno ad esempio, non tantissimi, sono stanco di trovare. Questo ad esempio l'ho preso io, è Fuoco e Canna di Prometeo di Franco Pezzini, una biografia illustrata comunque dello Doria, veramente bellissima per il costo di 22 euro. Però secondo me i libri dello Doria li valgono tutti. Non vedo l'ora davvero di leggerlo, quindi non so dirvi di più, però. L'altra cosa, sempre dello Doria, sempre di Franco Pezzini, che mi ha regalato Alice, quindi la ringrazio davvero di cuore, la Camera Pentagonale, volume 1. Quindi io non vedo l'ora che esca anche il secondo. È un libro che costa 24 euro, anche questo tutto illustrato, sempre lo Doria, bla 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 bla. È una specie di biografia anche questa. Comunque, di solito gli editori, quando pubblicano le opere di Edgar Allan Poe, non seguono mai un ordine. Qui, ad esempio, si verrà riportato l'ordine esatto e comunque tutte le motivazioni e tutte le cose che ci sono dietro. Io adoro queste cose, quindi secondo me sono soldi veramente ben investiti. Non li ho investiti io, però grazie della grazia, Graziella, Alice, ciao. Un altro regalo che mi ha fatto Noemi, quindi la ringrazio davvero di cuore perché era l'edizione che volevo io di Guerra e Pace di Tolstoi. È un libro che volevo veramente da tanto, non costa così tanto, lei oltretutto l'ha trovato a 8 euro perché era meno del 50%, perché sta libreria di Modena stava chiudendo i battenti, quindi mi è andata davvero di culo, ti è andata di culo a te, ciao, vattela a pesca, boh. È un libro bellissimo, non vedo l'ora di rileggerlo, adesso ne ho 3 copie, però. Se non l'avete mai letto, Guerra e Pace, leggetelo perché è comunque un libro ricco di messaggi, ricco di riflessioni filosofiche, che è molto pesante, però vabbè. Comunque, next, altro regalo, questo da parte della Roberta, ne faccio vedere solo uno perché me ne ha fatti una caterba, ed è il Necronomicon di Howard Philip Lovecraft, scritto dall'arabo pazzo Abdul Al-Razed. È una cosa che volevo particolarmente, ora ho praticamente tutti gli Oscar Draghi. Ne manca uno che è quello di Atlantide, e poi, boh, non vedo l'ora di leggerlo proprio perché Lovecraft comunque mi incuriosisce e sicuramente mi farà da base per tutte le cose che leggerò in futuro, soprattutto perché sto leggendo tanti libri di edizioni Hypnos e tutti gli autori sostanzialmente prendono ad ispirazione, quindi farei molta fatica secondo me a leggere qualche cosa che. Comunque, e quindi ringrazio tutti, anche quelli che non ho citato, la Giugia, Sebastiano, Fucsia, la Vale, l'altra Alice, non voglio dimenticare nessuno, quindi farò un grazie generale, vi rimando ai book haul e ciao. E next, prossima categoria, il cibo del mese. Come cibo del mese, io ho mangiato questo mese un sacco di cracker, però di mais, perché io adoro il mais e quindi mi metto anche le pannocchie della Mulino Bianco perché io adoro il mais, soprattutto nei biscotti, quel retrogusto è mamma fantastico. Comunque questo è il cibo, è una categoria che odio, la eliminerò in qualche modo e boh. E next, prossima categoria, la canzone del mese. Diciamo che questo mese appunto di canzoni nuove non ne ho, però questa è una canzone che ho sentito praticamente in loop e io l'adoro e quindi ve la faccio sentire. È di Lady Gaga, dà il nome al suo terzo album, appunto Art Pop. Mi piace questa versione dove lei canta con Elton John al piano. Thank you.
se no stiamo qui fino a domani. Comunque vi lascerò qui sotto il link di questa versione e anche della versione originale, andatevela a sentire perché comunque la trovo molto orecchiabile. È una canzone secondo me veramente bella, la conoscevo già, però ogni tanto mi parte il trip e questa canzone me la sento tipo in loop finché non la odio e poi per alcuni mesi non la sento più. E boh, e next, prossima categoria, la casa editrice del mese. Vi metto come casa editrice questo mese due case editrici. Una è la Skira, che è una casa editrice fondata nel 1928 a Losanna in Svizzera, ma è comunque una casa editrice italiana fondata da Albert Skira, appunto. È una casa editrice secondo me molto carina, praticamente 90 anni. Io ho ad esempio questo di Carlo Lucarelli, Strane storie, devo ancora leggere, però i libri sono ben definiti. Vi lascerò qui sotto due nuovi libri che hanno appena pubblicato. Uno è Il Golem di Mehring, in questa edizione rigida con la scritta in oro, con le pagine tutte nere, e poi l'altro è Dracula di Bram Stoker, Carnilla e Polidori il vampiro. Quindi quest'altro libro ha tutti e tre questi romanzi insieme e sono tutti e due dei libri secondo me veramente eccezionali. Li ho già ordinati, anzi ringrazio la Roberta appunto di avermeli ordinati. Appena mi arrivano li recupererò e poi li vedrete sul mio profilo Instagram. E boh. E next, l'altra casa editrice invece che vi volevo mettere è la UTET. È una casa editrice veramente antichissima, una delle più antiche in Italia. È stata fondata nel 1791, quindi quando uscì il romanzo siciliano della Radcliffe. Quindi tra tutte quelle italiane penso che sia la più vecchia o comunque una delle più vecchie. Fondata, anzi comunque gestita da questi due fratelli, Giuseppe e Giovanni Pomba, e sostanzialmente UTET vuol dire Unione Tipografica Editrice Torinese, perché questa casa editrice è torinese. I loro libri secondo me sono sempre davvero belli, ne ho già tre. Questo è uno degli ultimi usciti di Fiona Samson, la ragazza che scrisse Frankenstein, vita di Mary Shelley. Hanno sempre delle illustrazioni, questo ad esempio costa 25 euro, ma è sempre compreso nel prezzo l'ebook. Li trovo veramente rifiniti. Pubblicano praticamente di tutto, dalle scienze alla tecnica, alla saggistica, alle biografie. Il loro catalogo è veramente vastissimo. Poi, se sono in attività dal 1791, se andiamo a contare quanti libri avevano pubblicato, ciao! Quindi, come altra casa editrice, vi metto la UTET, andatevela a vedere, vi lascio qui sotto il loro catalogo, comunque il loro sito. E next and last category, il momento del mese. Chiaramente, come momento del mese, ve ne metto due. Uno è stato il mio compleanno, che l'ho passato con Alice, è stata una bella serata. Siamo andati a giocare a carte, comunque a bere, a trincare, a questo pub che si chiamava Lalla. Molto carino. E poi prima del mio compleanno c'è stata questa festa a casa di Roberta con Alice e i rispettivi fidanzati Luca e Luca. È stata una serata veramente bellissima, lei ha fatto la pizza, mi sono divertito un sacco, abbiamo poi replicato, anzi adesso ne faremo anche un'altra. È sempre un piacere stare in compagnia della Roberta, di Luca, di Alice e dell'altro Luca, quindi sono molto contento, vi ringrazio davvero di cuore. Se mi seguite appunto su Instagram avrete visto la miriade di live comunque. E boh, io ho concluso il mio video preferiti, vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Io vi lascerò qui sotto la mia affiliazione se passate attraverso questo link e poi fatti i vostri acquisti, a me viene riconosciuta una piccola percentuale da Amazon che mi aiuterà appunto a comprare altri libri o attrezzature per il canale. Quindi ringrazio tutti quelli che lo stanno facendo. Vi lascerò qui sotto tutti i miei social se mi volete contattare, fare delle domande, seguire su altre piattaforme, io sono ovunque, grazie della grazia, grazie a lei. Boh, io vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che io abbia detto sia interessante, vi volete far conoscere qualcuno, lo sapete voi, ciao, batte la pesca. Boh, io vi invito anche a attivare la campanella così fra Martino Campanaro vi avviserà sempre quando Psycho ha fatto un nuovo video. Vi ricordo il mio appuntamento con la mia live di Instagram tutte le sere tra le 7:30 e 8:30, così possiamo parlare faccia a faccia. Aspettatevi di tutto da un personaggio come me, ieri sera ad esempio ho fatto uscire il culo, così. A gratis. E boh, io ho veramente concluso. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video.